Buonasera e benvenuti in questo nuovo video walkthrough su The Heartful Escape, questo videogioco indie uscito sul Game Pass e che sta tra l'altro per abbandonare il Game Pass, quindi voglio assolutamente provarlo, che a quanto pare parla di un musicista che deve trovare la sua ispirazione prima di un concerto, questo Francis Venditti o Venditti. Spero che le canzoni non abbiano copyright, ma anche in tal caso me ne fregherebbe poco, va bene comunque, perché voglio provarlo e voglio provarlo insieme a voi. Sono in Blind Run, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di The Heartful Escape, se l'avete già provato o se lo vedrete insieme a me in questo video, e direi quindi di iniziare e avviare il gioco. Vi ricordo che sto giocando in 4K, tutto ad ultra, non che ci voglia molto per questo videogioco. Per strimpellare una ballata folk sulla dura vita di un minatore, tieni premuto X. Per suonare un inno folk ai lussureggianti acri di Calypso, Colorado, tieni premuto X. Non sembrano convincerlo molto queste canzoni, eh. Per suonare un'epopea fantascientifica alla chitarra, tieni premuto X. Questo è già molto meglio. Ma chi è sua sorella? Il tuo aspetto non si intona col tuo sound. Prego? Ti vesti come un accattone, ma il tuo sound è quello di una grande epopea fantascientifica. Completa disarmonia tonale. Mi mette ansia. Oh, mi dispiace. È perché di solito sono molto più serio. Suono musica folk. Si capisce dal tuo travestimento. Cioè, sto cercando di comporre per questa esibizione, la mia prima esibizione. Ma dopo un po' è come se suonassi la chitarra al contrario, e la mia mente comincia a vagare. Verso quali luoghi? Ah, posso scegliere gli insondabili recessi dello spazio, nel mezzo di una nebulosa su di un raggio di sole, pianeti senza nome. Facciamo questo. Sembri smarrito, bamboccino, il che è positivo. Ritengo che il compito dei giovani smarriti sia di prendere decisioni irrazionali e pericolose. Non trovi? Pericoloso non saprei, ma sono di certo irrazionale. Sono più pericoloso di Diabolic. Non stavo ascoltando. Questa? Eccellente. Ho bisogno che mi accompagni in cima al promontorio di Leaf Road. Sto per commettere un reato. Quale reato? Il reato migliore? Quello ammantato di mistero? Chi sei? Mi chiamo Violetta. Posso assicurarti che non c'è niente di strambo o alieno in me. D'accordo, ci sto. Lo sapevo. Ok. Questa potrebbe essere tranquillamente la sua immaginazione. E va bene. Possiamo muoverci ora? Sì. Possiamo tornare indietro anche, ok. Ma se non andassimo indietro, per esempio, non possiamo.
Ok, andiamo avanti allora. Ah, possiamo iniziare a correre, non possiamo salire né scendere, è completamente in 2D. Non volevo citare involontariamente Aldo, Giovanni, Giacomo. Allora, vediamo un po'. La palette cromatica di questo videogioco mi piace assai per ora. Molto bello questo verde, marrone, autunnale, molto molto interessante. Tra l'altro, in tema con la stagione in cui siamo ora. Summit. La cima, Kids un come here to hang out, luogo di ritrovo per at least ragazzi they e used to. ragazze, o così era A un lot of folks tempo. moving on from Un sacco di Calypso. gente sta lasciando Calypso. Ok. Non sembra che possa usare altri pulsanti. Ah, posso saltare, perfetto. Me l'avrebbe detto lui qui in questo caso. Sì, la palette cromatica mi piace un casino. Oppa. Non posso andare però lì. Anche lo scenario è molto naturale, mi piace molto. Vabbè, ma ormai lo sapete che a me gli ambienti naturali nei videogiochi piacciono sempre di più degli ambienti artificiali. Ah, siamo in un campo di grano ora. Guardalo come biondeggia. Il grano. Beh, tarda estate. Potrebbe anche starci, no? Summit of Leafrod Ridge. Eccola qui. E Where did this come from? questo da dove salta After fuori? party? After For your party, show. per il tuo spettacolo. Rami's gonna move the crowd Romy up here sposterà after la the liquor folla comes into quassù quando sarà practice. fuori orario per vendere alcolici legalmente. Skiffle Ci band. sarà la band che suona lo skiffle. Vanno matti per lo skiffle, buon per loro. Hanno delle opinioni piuttosto categoriche sullo skiffle. Non gli darò una possibilità. Non so cosa sia lo skiffle, sono molto That could be a chance. ignorante. Plug into the amp on stage. Hold Collegati on a minute. all'amplificatore sul palco. Io inserisco tutti gli spinotti. Is this Questa your roba è stuff? tua? Of course not. Certo che no. Oh. Oh. Ok. Andiamo sul palco. Anche qui non possiamo saltare quando camminiamo. Tieni premuto X per suonare una ballata folk. Stop. Basta. No Johnson Basta col Vendetti crone Club. folk di Johnson Play the Vendetti. stuff from the lookout. Suona la roba della Oh, terrazza. no, Oh no, seriously, davvero, that's quella era nonsense. Hey, una when it cretinata. comes to nonsense, Ehi, quando si tratta I'm di one of the cretinate greats. sono un fenomeno, suona. Ok, virtuosismo alla chitarra. No, not that No, one. non ci Group. siamo. That's worse than the first one. Peggio di prima? Bonanza. Bingo, That's it. ci siamo. Posso andare di qua? Interagire con qualcosa? No. Scendiamo allora. Che What are you taking? stai prendendo? Nothing. Niente. Valves. Valvole termoioniche. Later. A più tardi. Ok, violetta. Wait, Un is this Rami momento, è stuff? la roba di Romy? You're stealing Stai valves from rubando le Rami? valvole di Romy? Yeah, Sì, so? e allora? He killed a Ha man in ucciso un cold blood. uomo a Boulder. Everyone says so. Lo dicono tutti. Punched him in the Con un neck. pugno sull'osso I del know. collo, lo so. I'm Francis. Sono Francis. Francis Francis Vendetti. Vendetti. Ok, dicono Vendetti I know who anche you nel are, kid. doppiaggio, quindi non Venditti. So chi sei, I saw the bamboccino. flyers. Ho visto le There's a locandine. very tiny C'è sopra picture of una you on it. minuscola foto di te. I never Non ho mai signed off dato on the l'ok per flyers. le locandine. You ever made it to the top? Sei mai arrivato fino in cima? Alla You're montagna o too scared to all'albero? try. Mi ha sempre fatto troppa paura. All'albero, immagino si riferiscono allora. I colori autunnali, raga, sono sempre belli da vedere, poco da fare. Whoa, Wow, it's è beautiful. bellissimo. Yeah, you could really Già, kill c'è da yourself up restare there. secchi quassù. You shred pretty Sei well bravo a for a strimpellare folk singer. per essere un cantante folk.
Grazie. Perciò vivi all'ombra di Johnson Vendetti, eh? O Vendetti. È mio zio. Bello schifo. Non è così male. Soltanto che è come se tutti credessero di sapere chi sono. Quale direzione dovrei prendere? Hai mai considerato di diventare tutt'altra persona? In che senso? Un giorno forse te lo dirò. Devo schizzare. Resta strambo, bamboccino. Ehi, ci becchiamo in città? Conosci Lightman's? A Calypso? A Calypso? Non esiste un posto chiamato così. Forse devi guardare meglio. Tutt'altra persona. Ok. Ok, bello il momento del titolo. Molto bello. Se Romy scopre che mi trovavo quassù quando gli hanno rubato l'attrezzatura, beh, preferisco non pensarci. Me ne tornerò di corsa in città e dimenticherò tutto quanto. Ok, torniamo di corsa in città. A prendere la funivia, ok. Annapurna Interactive. A game by Beethoven and Dinosaur. Ok. E tra la locandina con la foto piccola di noi e la foto grande dello zio. Lena Headey, davvero? Sbaglio, è Cersei del Trono di Spade. È lei che ha doppiato in originale la Violetta, magari? Sì, è praticamente il mito di questa città, Johnson Vendetti. Un negozio di moda. Guarda tutte le locandine, però non di noi, ma dello zio. Intergalactic and Interstellar Law. Ok. Francis, piccolo disgraziato. Vieni qui, amore. Goldie, sei lucida? Un pochino, forse. Ho un biglietto per il tuo spettacolo. Ho un sacco di materiale inedito da farci un album intero. Penso che quando sarai sotto i riflettori potrai intravedere il mio vecchio amico. Oh, Goldie, non credo. Ti sembrerà di essere nel 1955. Vai. Mi assomigli tanto a tuo zio. Lo so, Goldie. Lo so benissimo. Ok, carino anche questo dialogo. Oh, un tempo era la bottega di un orologiaio, indubbiamente infestato dai fantasmi. Probabile ritrovo di minori con alcolici. L'uomo del momento. Hey, Tal. Mai visto tanta gente in città? Già, è orribile. Hai ascoltato quel disco? Sì, mi è piaciuto un sacco, in verità. Questa sì che è una sorpresa, con tutta la tua aura da musicista folk impegnato. Già, non riesco a concentrarmi ultimamente, ho la testa da un'altra parte. Mai sentito parlare di un posto chiamato Lightman's? Ci becchiamo più tardi, Tal. Chiediamoli di Lightman's. Film spazzatura di fantascienza? Non è un film, è un posto. Non si trova in questa trappola per topi. Yeah, can't be serious lately.
Facciamo questo. Sciogliti, bello. Suona il blues, suona il funk. Sconvolgili tutti. Già, sicuro. Vedrò che posso fare. Ok, ci becchiamo tardi. Addio, Tal. Questo è un ristorante. Ok, beh, si vede anche da tutti i tizi fuori a mangiare. Di solito Calypso è molto più tranquilla. Diventa più tranquilla ogni estate, dicono gli anziani. Sono tutti qui per l'anniversario di Pines, il leggendario album di mio zio. È una specie di festival. Sono tutti su di giri. Ok. Quindi sono qui per lo zio in realtà, non per lui. Lui suona un po' a casaccio. Il festival in onore di Johnson Vendetti finisce domani sera. La serata conclusiva sarà al Gabbiano in Salsedine, dove il nipote di Johnson Vendetti si esibirà per la prima volta. Il nipote sarei io. Ok, ci danno un po' di contesto. Mi stai evitando, figliolo? No, Romy, no. Ti trovo molto minaccioso. Cosa sto facendo, Francis? Stai... Non ne ho idea. Sto sorridendo. Giusto. E quando sorrido, sa certo che non sto tramando niente di criminale o illecito, nonostante la gravità delle parole che potrei pronunciare. Ok. Domani sera abbiamo il pienone. La mia faccia mi fa un male cane a furia di sorridere quando ti dico che suonerai canzoni tratte esclusivamente dal repertorio di tuo zio. O ti salterà qualche dente. Bene, allora direi che abbiamo un accordo. E non dimenticare di farti vedere all'after party. Ok, Romy, quello a cui la Violetta ha rubato le valvole. Era lui, quindi. Caffè cliché. I loro dolcetti hanno la forma di un ghigno malefico. Ok, formazione un po' useless. Potremmo andare su. Potremmo andare anche avanti, in realtà. Salve. Guardate che è capitato da queste parti. Date fiato alle trombe, ragazzi. C'è Francis Vendetti. Fern, Lonnie, Angus. Il tuo spettacolo è tutto esaurito, lo sai? Sì, ho visto le locandine. Ti conviene che ci sia un po' di schifo nel tuo spettacolo, Vendetti? Nel tuo interesse? Te lo dico solo perché siamo amici. Schifo? Del tipo jazz con pentole e padelle? Bada come parli, Vendetti. I Beatles hanno cominciato con lo skiffle. Sta tornando di moda. Per la tua informazione, è meglio del folk. Ok, ragazzi. Ricordiamoci che possiamo andare su, Ah, qui c'è un cagnolino. Beh, impossibile non pettare il cagnolino. Ehi, vecchio amico. Impossibile non farlo. E qui c'è la vista, immagino. È uno spettacolo, non c'è che dire. Una volta ho sognato di risalire quella cascata a nuoto. Adoro questa città, ma mi sta uccidendo. Questa mi sa che è la più interessante. Perché dovremmo farlo, allora? Perché parlare qui? Facciamole tutte e tre. Ok, serve a niente, perfetto. A questo punto prendiamo la funivia, avevo intuito bene, questa era la zona secondaria. La funivia per andare avanti. Bene, questa non penso sia una funivia in realtà. Non so come si possa chiamare, nello specifico, questo sistema di trasporto. A questa per me è la parte secondaria, quindi andiamo a vedere prima cosa c'è di qui. Ehi, tu sei il ragazzo di Johnson Vendetti, il nipote? Sì, qualche. Ho visto le locandine del tuo spettacolo, a Cipicchia. Ma probabilmente non sarò dai vostri. Ok, come vuoi. Non per essere cattivo, sono certo che sei un bravo ragazzo, ma non hai mezza possibilità. Di fare cosa? Johnson Vendetti era un genio del folk. Ne nasce uno per ogni generazione. E l'estro non è ereditario, ragazzo. Beh, è sempre un piacere ricevere il parere di un magnate dell'industria discografica. Ma infatti, ma cosa vuoi tu? Ma sei un tizio che suona per strada, ma vabbè. Va bene. Plant and Page. Libri costosi, sorveglianza al minimo.
per rubare. Cassandra, Cassandra, stai andando via? Che è successo? Intrighi, luci laser, negozi che scompaiono nella notte. Non ci sto. Chi è che ha le luci laser? Lascia perdere, me ne vado. Non ti dispiace? Cassandra, ne sono devastato. Il tuo è l'unico negozio dove mi prendo il disturbo di taccheggiare. Bugie, bugie. Puoi venirmi a trovare in fondo alla strada a Donnybrook. Tieni, scegli un libro, come regalo. Fantascienza di serie B. Il tuo genere. Ok, possiamo scegliere un libro. Psichedelico macabro, uno scienziato avvelena le acque della propria città per apparire ai suoi abitanti come una creatura aliena. Sulle ali di Orione, un re si camuffa da un angolo di cielo nuvoloso. Questo è proprio strano. Velochrome. Facendo uso di un avatar illegale, un mutante giunge all'apice dell'aristocrazia di una cybercittà. Prendiamo il primo, va. Wow. Che fai? Non mi ringrazi? Scusami, credo di aver avuto un'epifania. Beh, goditi il momento, amico mio. Cosa non farei per un'epifania come si deve? Ehi, hai mai sentito parlare di un posto chiamato Lightmans? Francis, non credo sia il caso di... No, lascia stare. Mai sentito nominare. Adesso smamma, va ad esercitarti. Ok, lei palesemente sa qual è quel posto, ma non ha voluto dircelo. E qua mi sa che stiamo andando avanti in realtà, quindi torniamo un attimo indietro. E andiamo a vedere dall'altra parte cosa c'è. Perché dubito che quella parte scriptata fosse secondaria. E poi di là la città si apre tutta. Quindi invece da questa parte immagino che sia chiusa. Salve. Da cosa ti sei vestito? Da vendetti zombie. È di cattivo gusto. Un po' di black humor. Ok, infatti qui non c'è nulla. C'era solo il tizio vestito da vendetti zombie. Boh, una sorta di easter egg probabilmente. Quindi possiamo andare avanti. Beh, non male anche la città come setting, eh. Molto colorata, molto variopinta. Con diversi scenari. Molto carino. Immagino che dobbiamo andare ancora più su, giusto? Quindi andiamo a vedere di qui. Non riconosco mai nessuno dei clienti ai tavoli. Sarà un ritrovo di viaggiatori del tempo. Ok, ha iniziato a squillare il telefono e noi rispondiamo a caso. Pronto? Francis Vendetti. Il piacere è tutto mio. Parla il sindaco Swartz. Come sapeva che... Mi piace tenere sempre un orecchio sul terreno, ragazzo mio. Ho percepito le vibrazioni. Pronto per il grande pubblico? Sì, resta solo qualche dettaglio da limare. Eccellente, eccellente davvero. Questa città conta su di te, figliolo. Con tutte le attività che stanno chiudendo. Il malcontento dell'elettorato. La corruzione politica. Non è sindaco da tipo 12 anni? E a seguito di una serie di eventi spiegabili che non hanno alcun nesso dimostrabile, puoi prendere e dimenticarli. Eventi inspiegabili? Meglio non parlarne al telefono. Quello che voglio dire è questo. Il tuo spettacolo è importante, Vendetti. C'è un sacco di gente là fuori che conta su di te. Wow, ok. Non fare casini. Beh, poca pressione, dai. Assolutamente poca pressione. Questa tra l'altro era un'altra cosa secondaria, evidentemente, che avremmo potuto perderci. Quindi il sindaco è corrotto. La città è un po' messa male, malcontento. Diventa sempre più tranquilla a detta degli anziani, il che vuol dire che la gente se ne va sempre di più e non torna. Questo vuol dire diventare sempre più tranquilla. Sempre più deserta. Venezia is possible. Venezia reference. Ehi, Lucy. Mi hanno detto di dire a tutti che abbiamo Pines di Johnson Vendetti, edizione per il 20° anniversario. Io ne ho già una copia, Lucy. Il capolavoro della musica folk. La voce di una generazione di americani o una roba simile. 10 milioni di copie vendute. Ok, ho capito. Lucy, hai dischi di persone che fingevano di essere qualcun altro?
Come no? Ho Capitan Beefheart, Legendary Stardust Cowboy. Hank Williams fingeva di essere un personaggio chiamato Luke the Drifter. Hank Williams, davvero? E perché mai l'avrebbe fatto? Per dire tutto quello che non avrebbe potuto nei panni di Hank Williams. Un'altra epifania. Wow, ti senti bene? Sì, continuo a perdere la concentrazione. Verrai allo spettacolo? Verrò allo spettacolo, ma non all'after party. Non ti piace la band che suona lo skiffle? Sono tutto un Jimmy Page. Ha cominciato con lo skiffle. Già, tutti adorano Jimmy per il suo skiffle. Appunto, bello che li prendono per il culo quelli là. Ma hai sentito di un posto chiamato Lightman's? Un posto chiamato Lightman's? No. Vuoi che controlli in deposito? No, ho la sensazione che non lo troveresti. Grazie, Lucy, e addio. È carino che abbia chiesto, vuoi che controlli in magazzino, se c'è un posto chiamato Lightman's? Allora, abito qui, casa natale di Johnson Vendetti. È un tempio e una tomba. Minchia, triste. Ok, si può entrare in casa allora. Non ho visto cosa c'era più a destra, però, peccato. Doro, com'è andata la tua giornata? Tutti entusiasti di incontrarti prima dello spettacolo? Già, super entusiasti. Ciccino? Non sembro in te. Non sembro in me? Ho deciso di creare l'alter ego da palcoscenico più elaborato che il mondo abbia mai visto. Va bene. Scendi per cena? Facciamo le enchiladas. Il ragazzo che amavi potrebbe essere già andato via. Che melodrammatico. Sono mio padre e mio zio. Erano molto legati, a detta di mia mamma. Dall'inizio fino alla fine. Morti tutti e due? Non mi chiedono quasi mai di mio padre. Possiamo andare su? Dobbiamo andare su. Potremmo andare su in soffitta in realtà, ma anche in bagno. Tiriamo lo sciacquone, va. E poi andiamo su per forza. Camera nostra è in soffitta in realtà, sì. Ok. E se salissi sul palco, non come me stesso, ma come tutt'altra persona? La gente crederebbe a un alieno che sapesse suonare, che sappia suonare. La traduzione non è sempre top, eh? È possibile che la radio intercetti trasmissioni intergalattiche? Allora, si sta facendo tardi. Dovrei mettere un disco e rilassarmi. Darò un'altra occhiata. Vai, mettiamo il disco. Mi sa che qui partirà effettivamente il gioco. Con questa musica, appunto, guardate anche il disco. We mankind are just 62 miles away from the infinite. On the far side of a thin film of atmosphere lies a tundra beyond the limits of human comprehension. The universe, in all its grandeur, its wonder and desolation, waits mere miles away. The stairway to the great cosmic symphony is at our feet.
Chi bussa a quest'ora? Porta solo cattive notizie. Ok, strana questa cosa. Molto strana. Beh, scendiamo. E ci ha mandati direttamente fuori casa. Hello? Ciao. Greeting. Come, scusa? Ma che... Buonasera, esserino. Clima piacevole. Non trovi? Mite. Fragrante. Quasi. Cosa... Cosa hai addosso? Sto cercando Francis Vendetti. Lo hai trovato con ammirazione. Lo hai trovato con sospetto. Lo hai trovato sulla difensiva. Lo hai trovato con sospetto. Sono l'ipnologico Zom. Appaio di notte come presagio di sventura e calamità. Il musicista d'apertura del nostro tour è venuto meno. Serve un rimpiazzo. E il capitano ha fatto specificatamente il tuo nome. Il capitano? Quale capitano? Si fa chiamare Lightman. Un momento, Lightman? Vieni da Lightman's? Dov'è? Doveva trovarsi a Calypso. Ma io vivo qui da una vita. Non esiste un posto simile. Resta fermo. Fermissimo. Cosa? Perché? Come ci sei riuscito? Dov'è il mio pigiama? Si adatta alla tua orripilante conformazione umanoide? Lo adoro. Perché me lo stai dando? Questo Lightmas è una specie di circolo esclusivo? Questo Lightmas è una specie di discoteca aliena? Questo Lightmas è una specie di teatro-ristorante? Discoteca aliena? Porgimi le mani, umano. Ma ho paura che in realtà le scelte che facciamo come dialoghi non contino assolutamente nulla. Vai, suoniamo. Possiamo andare avanti all'infinito? Sì. Come... Come ci sono riuscito? Sono stato io? Ti stai sintonizzando su un'altra dimensione. Non fermarti proprio ora. Lightman ti sta aspettando dall'altra parte. Ehi, un momento. Che significa? Come avete fatto? Ok. Di qua non c'è nulla, giusto? Nope. Ah, possiamo suonare ogni volta che vogliamo ora. Ma direi che per questo primo episodio di The Artful Escape è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.